Buonasera, ben ritrovati. Un cinquantenne ravennate è stato arrestato dalla polizia con l'accusa di aver abusato per mesi di una bimba di 9 anni sua vicina di casa. L'uomo, riferisce la stampa locale, è stato raggiunto da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP Janos Barlotti su richiesta del PM Angela Scorza per pericolo di reiterazione del reato. La denuncia sui tavoli della squadra mobile di Ravenna era arrivata a maggio, quando i genitori della piccola avevano ricevuto le prime ammissioni della figlioletta dopo averle domandato perché all'improvviso non volesse più andare dal vicino. Due consulenze medico-legali disposte dalla procura hanno poi messo in luce il quadro indiziario grave. L'uomo deve rispondere di violenza sessuale aggravata continuata. Passiamo a Ferrara. La fuga di Simone Bertocchi, il 36enne sospettato dell'omicidio di Roberto Tosi Savonuzzi ed avere sparato anche alla compagna Raffaella Paresca, è finita. Bertocchi si è consegnato questa mattina ai carabinieri di Porrotto nella Ferrarese. L'uomo, insieme al suo avvocato, avrebbe già confessato e indicato dove trovare la pistola usata domenica mattina a Fossanova San Marco, dove si era recato in bicicletta assieme ad un'altra persona. Ora sarà interrogato dal magistrato. Puntare sull'Emilia Romagna, regione attrattiva per le imprese, dove 17 aziende e grandi gruppi industriali sono pronti a realizzare investimenti complessivi per oltre 611 milioni di euro, ad assumere ben 1.200 nuovi lavoratori, di cui oltre 400 ricercatori, oltre a far rientrare al lavoro 381 addetti in seguito ad azioni di riconversione industriale, progetti ai quali sono destinati dalla regione quasi 66. Ufficialmente nei giorni scorsi ci parlano il presidente della regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini e l'assessore regionale alle attività produttive Palma Costi. Sono arrivati 17 progetti, 25 milioni di euro in 3 anni per finanziare la legge sull'attrattività, 17 grandissime imprese, quasi tutte multinazionali, che o arrivano per la prima volta in Emilia-Romagna oppure ampliano qui investimenti che avrebbero potuto fare in altre parti d'Europa o del mondo. Queste garantiranno oltre 1.600 posti nuovi di lavoro e credo che questa sia dimostrazione di una regione che sta combattendo davvero per diminuire la disoccupazione e portare lavoro di qualità. Con 67 milioni di richieste di contributo pubblico si sviluppa un investimento complessivo di più di 611 milioni, vuol dire che c'è un moltiplicatore da 1 a 10. Importante anche che sono investimenti sulla ricerca. Noi siamo una regione che può competere se continua a rimanere sui punti alti delle produzioni. Importante che si sviluppino progetti di ricerca sulle nostre parti di eccellenza, quindi certo la motoristica, ma c'è l'agroalimentare, c'è l'ICT e quindi diciamo quei settori dove maggiore è l'importanza delle nostre imprese. L'Emilia Romagna investe su GOI, i gruppi operativi di innovazione, nuovissimi strumenti voluti dall'Unione Europea per la prima volta realizzati in Italia nella nostra regione, che hanno presentato progetti di innovazione in agricoltura. L'assessore regionale all'agricoltura, dunque Simona Caselli, ci parla del finanziamento di 12 milioni a questo importante progetto e servizio. Presentiamo i progetti che hanno vinto il bando dell'innovazione in agricoltura, sono i gruppi operativi di innovazione, una nuova realtà che si è affermata in Europa per finanziare l'innovazione, un'impresa agricola o più imprese agricole insieme a un ricercatore o più di essi, un'università, un centro di ricerca, danno luogo a questo gruppo operativo che ha presentato progetti in regione, ne abbiamo approvati 52, nella fattispecie saremo i primi in Italia a caricare sulla piattaforma europea i risultati, visto che i risultati della ricerca saranno pubblici e andranno a far parte di una grande banca dati europea, il Partenariato Europeo di Innovazione, a cui confluiranno i nostri ma anche quelli di altri paesi. Devo dire che i 52 progetti sono sostenuti da spesa pubblica, da finanziamenti per 12 milioni di euro. Molti progetti sull'antibiotic free, abbiamo progetti sul risparmio d'acqua, devo dire molto interessanti, progetti sulla fertilità dei suoli, progetti sull'agricoltura di precisione ovviamente, che adesso è la grande frontiera, e anche sull'alimentazione di precisione. Poi ce ne sono tantissimi, le varietà, bisognerebbe veramente scorrerli perché si vede anche la competenza e l'attenzione che c'è da parte di tanti produttori, di tanti centri di ricerca a far migliorare la nostra agricoltura.
Ha preso il via sabato 16 luglio e terminerà venerdì 9 settembre il gioco a tappi all'interno della città di Imola. Da Imola a Imola curiosando, sino al 9 settembre dunque sarà possibile partecipare al gioco promosso da CNA Imola, che vedrà coinvolti oltre 130 negozi di 4 zone della città. Saranno segnati premi ai primi 3 partecipanti, che totalizzeranno più punti nei negozi contraddistinti in vetrina dall'apposito cartoncino del concorso. Scopriamo insieme in che cosa consiste e soprattutto perché è stato realizzato questo gioco progetto. Sentiamo il presidente Paolo Cavini. E noi stiamo praticamente riproponendo in una chiave nuova, in un format nuovo, quello che ormai era da 10 anni che facevamo, che era un appuntamento importante, che era Caccia all'intruso. Quest'anno siamo partiti ragionando, pensando di fare qualcosa di leggermente diverso, e per le grandi capacità che hanno dimostrato i miei collaboratori interni, hanno realizzato un vero progetto innovativo, in quanto abbinato alle attività c'è anche, diciamo così, una parte di curiosità e di cultura. E, per essere brevi, perché chiaramente il regolamento è abbastanza lungo, è questo: oltre a individuare come gli altri anni, ci sarà da reperire alcune informazioni, che queste informazioni assieme, quindi nel percorso, daranno le notizie storiche e di curiosità di alcuni importantissimi edifici del centro storico di Imola. Quindi, diciamo così, una formazione culturale per gli imolesi. E questo percorso sarà sviluppato in più ambiti, cioè oggi sarà fatto per il centro storico di Imola, ma questo poi dopo sarà replicato con un format molto simile in tutta l'area circondariale, quindi andando nel mese di novembre a Castel San Pietro nell'inizio dell'anno 2017 torneremo in Pedagna, quindi daremo una diciamo così, una chiave anche alle periferie, diciamo, cercheremo di rendere le periferie di città, e alla vallata del San Perno, quindi sarà itinerante. Ecco. E ora, come di consueto, il nostro TG dell'estate. Due anni, taglia contenuta, sveglia, intelligente ed affettuosa, non le manca davvero nulla, soltanto una famiglia. È una cagnolina bellissima, si chiama Estere. In un periodo in cui chi non ha cuore abbandona i cani, può essere invece adottata chiamandolo il numero 339-8952-135. Ci racconta tutto di Estere Cristina Franzoni, volontaria di Clama Ravenna, che abbiamo incontrata alla Clinica Veterinaria Ricovero Animali San Marco sabato scorso, il 23 di luglio. Sentiamola. Questo cane bellissimo, docilissimo, e anche, guardate, mi ha appena visto ed è già mia amica. Siamo già amiche di Facebook noi, vero? Ketty, detta anche Esther. È un cane che cerca casa. Abbiamo in nostra compagnia Cristina Franzoni, volontaria di Clama, che è qui presente a Ricovero San Marco, perché non è mai troppo tardi per fare sempre un appello per la nostra amica Esther, come altri cani che così attendono solo di essere adottati e amati soprattutto da qualcuno. Grazie intanto per questa opportunità, perché è molto difficile trovare adozioni soprattutto d'estate, ma ci sono cani fantastici come Ketty Esther, ha 2 anni, è docilissima, va d'accordo con i cani, è molto affettuosa, taglia contenuta, quindi non so cosa si possa chiedere di più. Possono contattarci all'associazione Clama al 339-8952-135. Ecco, Esther non ama essere ripresa, però ama essere amata dagli umani. Guardatela, mi ha visto pochi minuti fa e già non ha più paura di me né del microfono. Veramente brava, aspetta solo di trovare famiglia, vero? Ketty Esther, vieni qua. Ketty, vieni su, ciao, fatti vedere bene. Ecco qua. Ha paura un po' delle telecamere, però un cane veramente dolcissimo che aspetta solo di essere adottato. Quindi noi aspettiamo che voi la andiate ad adottare alla Clama di Ravenna. Grazie Cristina.
Sabato 29 e domenica 30 luglio dalle ore 10 alle ore 19 ci si potrà tuffare su maxi scivolo di oltre 90 metri, pensate, in Viale Ceccarini Alta. Si chiama Sliding Town ed è la novità dell'estate. Il mega scivolo è un'attrazione itinerante che ha spopolato negli USA, trasformando le strade di tantissime città in parco giochi acquatico. Il costo di 10 euro per la prima giornata, con diritto ad uno sconto del 50% per la seconda. Se invece il biglietto viene acquistato in prevendita online sul sito www.weekendinromagna.com, il secondo giorno si potrà entrare gratis. Per i bambini sotto i 3 anni si paga soltanto il genitore che accompagna. Lo scivolo sarà installato nel tratto di Viale Ceccarini, compreso tra Viale Vittorio Emanuele II e l'incrocio di Viale dei Mille e Viale Magnolie. Si è parlato tanto di CrossFit come fenomeno adattato alle star hollywoodiane, ma non solo per mantenersi in forma e nel rinnovato bisogno di essere e soprattutto sentirsi in benessere. Giovedì scorso, presso la spiaggia Le Palme dell'hotel Lungomare, sempre di Riccione, tra protagonisti Marco Mazzoni, pioniere del CrossFit e giovane simbolo della generazione di imprenditori, Fabrizio Malpiero alias Doc Faber, dietologo online, fondatore di una startup dedicata, Cristina Calicetti, che propone tramite un'app un programma personalizzato focalizzato sullo star bene, Enrica Gentile, presidente di Confindustria Giovani Bologna, Maria Teresa Colombo di Confindustria Giovani Rimini. A moderare l'incontro Enrico Franco, direttore Corriere di Bologna, Corriere Imprese Emilia Romagna. E ora la nostra consueta rubrica dedicata a Cervi alla spiaggia nel libro. Esplorare la Romagna attraverso nuovi punti di vista, quella di due amiche che, accompagnate dal loro fotografo di fiducia, vanno alla ricerca del bello nella loro terra. Domani, mercoledì 27 luglio, alle ore 18 al Jazz Café di Cervia, nell'ambito Cervia, la spiaggia Amillibro. Cristina Casadei, interior designer, Nicole Poggi, branding, presentano Un anno in Romagna, due amiche, cucina, colori e paesaggi. Edizione Guido Tommasi, corredato dalle fotografie appunto di Gianluca Camporesi. Sono proprio le autrici a parlarci del loro libro, di incuriosirci. Sentiamole. Era un sogno che avevamo nel cassetto da sempre, per così dire, per poter valorizzare e raccontare meglio con un nuovo linguaggio, con un nuovo spirito, questo che è il nostro territorio. Il progetto nasce ben più di 2 anni fa, possiamo dire, dove in un bel giorno di sole, proprio estivo, eravamo tra l'altro al mare, nella nostra costa romagnola, e ci siamo incontrate e subito i nostri sguardi tra me e Cristina si sono incrociati, perché avevamo questo desiderio e impellente necessità di poter veicolare in un modo sinergico, contemporaneo, nuovo, quello che sono i valori e l'identità del nostro territorio. E quindi abbiamo iniziato subito a raccogliere immagini, a raccogliere anche quello che potesse essere la poesia dentro questo territorio, dove il cibo chiaramente è uno degli elementi ed è uno degli ingredienti, perché insieme a questo abbiamo voluto anche unire le nostre professionalità e abbiamo unito anche Gianluca Nastalina Camporesi, che è il nostro fotografo. E quindi con queste 3 esperienze, professionalità e anche voglia, insomma, di condividere con una nuova prospettiva, ci siamo subito messi al lavoro, perché il cibo, come dicevo prima, è uno degli elementi, poi si interseca quasi a perfezione con tutto quello che sono i valori del quotidiano, quindi i dettagli di una bella ambiente, non solo domestico ma soprattutto anche naturale, che troviamo nel territorio. Questo libro è nato con grande entusiasmo e amore per il nostro territorio. È un libro che ha delle parole chiave molto importanti per noi, che sono identità, memoria, radici, condivisione, creatività e incontri. Le persone che sono nel libro sono sempre persone reali e che rappresentano dei riferimenti per le nostre vite. E nel libro abbiamo inserito le ricette della nonna della Nicole, di mia nonna, perché nel libro il cibo è un quotidiano, esprime un legame anche affettivo, esprime un legame culturale con la propria terra, e quindi è stato anche molto divertente organizzarlo, preparare, organizzare il shooting, e tutto quello che abbiamo cucinato abbiamo anche mangiato. Però il libro non è un libro di cucina, è un libro che racconta la quotidianità di amicizia, la quotidianità di una casa, la quotidianità di un territorio attraverso le 4 stagioni, che offre sempre ad ogni stagione grandi opportunità e ricchezza,
Abitiamo in un territorio piccolo ma con dei paesaggi molto vasti, andiamo dal mare alle foreste e per noi la Romagna è veramente dalle foreste ci spingiamo verso il mare e in mezzo incontriamo borghi medievali, pieni, paesaggi, piccole città, cultura e sicuramente una qualità di vivere che in Italia credo, perché in Romagna lo possiamo dire forte, si vive molto bene ed è una qualità che in molti ci imitano, cercano di imitarci. Ovviamente l'appuntamento invece per questa sera con Cervi alla spiaggia Mi Libro è quello organizzato in collaborazione con Linea Rosa, dove Veronica De Laurentiis sarà la grande protagonista alle ore 21.30. E noi in chiusura di notiziario passiamo alle previsioni del meteo di trebimeteo.com per tutta la settimana. Sentiamo cosa ci attende. La settimana sarà caratterizzata dalla stabilità assoluta, perché abbiamo a che fare con un'alta pressione un pochino debole, quindi avremo per quanto riguarda l'Emilia Romagna frequenti momenti soleggiati, quindi anche delle belle parentesi con cieli sereni o poco nuvolosi, ma il temporalino sarà sempre in agguato, in particolare sull'Appennino tra il pomeriggio e le prime ore della sera. Ma entro fine giornata qualche occasionale fenomeno potrebbe interessare anche la pianura, però soprattutto emiliana. Sulla costa infatti i fenomeni saranno davvero poco probabili. Quindi in sintesi avremo sole prevalente ma anche la possibilità di locali temporali che sull'Appennino potranno risultare anche piuttosto incisivi e che potranno appunto interessare verso fine giornata le pianure. Per quanto riguarda le temperature si manterranno pienamente estive con caldo piuttosto intenso, a tratti anche afoso, sebbene senza particolari eccessi. Prima di passare al meteo per domani, invece, un'agenzia che ci arriva per la sicurezza territoriale e la protezione civile che ha dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi di bosco e contestualmente attivato la fase di preallarme per il periodo compreso tra oggi e sabato 23 luglio e domenica 28 agosto, individuato come quello a maggior rischio per gli incendi. In base alle convenzioni stipulate tra la Regione Emilia-Romagna, Vigili del Fuoco, Corpo Forestale dello Stato, Soccorso Pubblico, Servizio Meteorologico Regionale e coordinamenti del volontariato, in tale periodo saranno pertanto attive tutti i giorni, salvo eventuali revoche o proroghe a seconda dell'andamento delle condizioni meteoclimatiche, la sala operativa unificata permanente dalle 8 alle 20 presso il centro operativo regionale e la sala operativa provinciale presso il centro unificato provinciale. È comunque utile ricordare che la prevenzione degli incendi parte prima di tutto dai cittadini stessi e da tutti coloro che frequentano i boschi, cui spetta il compito di avvertire immediatamente, nel caso avvisti personalmente o riceva segnalazione di un incendio, il Corpo Forestale dello Stato, numero di telefono 1515 oppure 884 1051 oppure i Vigili del Fuoco al 115. E ora passiamo al meteo per domani, vediamo cosa ci attende. Cielo sereno poco nuvoloso al mattino e nelle ore serali. Durante le ore centrali sviluppo di locale nuvolosità cumuliforme potrà dar luogo a brevi rovesci o temporali più probabili sul settore centro-occidentale. Temperature minime intorno a 23-24 gradi, massime in calo con valori tra 28 gradi del settore costiero e 31-32 delle aree interne di pianura. Venti deboli variabili con locali rinforzi nelle aree eventualmente interessate da attività temporalesca, brezze sul settore costiero, mare poco mosso. Anche per questa sera è tutto, il nostro telegiornale regionale si conclude qui, vi lascio in compagnia del nostro approfondimento quest'oggi veramente tenerissimo, dedicato alla nona edizione della Puppy Party che si è tenuta sabato 23 luglio, giorno di Santa Apollinare, quindi festa del patrono di Ravenna, presso la clinica veterinaria Ricovero Animali San Marco, organizzata dai proprietari, i signori Medri, che sono veramente sempre bravissimi ad ospitare migliaia e migliaia di appassionati del mondo cinofilo, ma non solo. Vi auguro una buona serata, un arrivederci domani se lo vorrete, sempre alle ore 20 con il nostro TG Oggi.